Nicola, 3-0, vittoria per chiudere al meglio l'anno. La prima domanda che ti faccio è come avevi preparato i due ragazzi da un punto di vista mentale, perché chiaramente le difficoltà di Verona le conosciamo, non era forse facilissimo prepararla sotto l'aspetto mentale. Volevo sapere cosa hai detto ai due ragazzi. È la situazione difficile e complicata per tutti. È chiaro che sono le situazioni al limite, che c'è il rischio che siamo stati in contatto con i giocatori che hanno dei casi di positività. Poi però li abbiamo avuti anche noi, prima con Camil e poi dopo con Mengo e con Matt, e quindi siamo anche noi stati in una situazione simile, dove siamo andati a giocare fuori casa avendo avuto i contatti con delle persone che sono poi risultate positive. Per cui questo è un rischio che ce lo stiamo prendendo tutti quanti. Non è semplice, perché è più una preoccupazione mentale, che ci si pensa ai pericoli, ci si pensa alla situazione che tu magari vai a portarlo a qualcuno di casa, e per cui è una situazione che diciamo dobbiamo gestire al di fuori della pallavolo, al di fuori della palestra. Non ti nascondo che le tensioni ci sono, che le preoccupazioni ci sono, non solo dei giocatori ma di tutti noi, e io ero molto preoccupato per questa partita qua, soprattutto perché sapevamo che loro hanno appena avuto dei positivi, e quindi è una situazione attuale, cioè non è che erano, per cui però io possiamo parlare, possiamo dire tutto, ma dopo ragazzi scendono in campo e giocano così, quindi vuol dire che esternano le preoccupazioni, ce le dicono, ce le condividono con noi, ma dopo quando scendono in campo, cioè, non è che si vede che sono preoccupati, anzi sono concentrati, fanno il loro mestiere al meglio, e io sono molto contento perché sia così. Noi con lo staff medico stiamo cercando in tutte le maniere di proteggerci, di fare dei tamponi proprio tutte le volte che è possibile, per tenere di tenere tranquilli noi, tranquilli i giocatori, capito? E tutto il resto, quindi dobbiamo andare avanti così, perché secondo me se ci fermiamo, più andiamo avanti, è un disastro a recuperare le partite. Senti, passiamo un po' agli aspetti tecnici di questa partita. Il primo che mi viene in mente è la battuta, ha fatto una grande differenza, no? Specialmente con i turni di Ole, che tu, con cui tu parti sempre, no? In ogni set abbiamo creato subito dei break importanti che sono poi risultati decisivi. Assolutamente sì, noi sapevamo che loro possono soffrire in battuta, visto che il primo libero non c'è, che anche Mosic e Magallini qualche volta vanno in difficoltà, quindi... Però se la nostra battuta, la qualità della battuta di Oleg e di Leo, e in particolare loro due, loro non se ne devono preoccupare chi c'è in ricezione, perché la loro battuta è veramente, lo stanno facendo i danni in allenamento, quindi è un fondamentale che per noi è molto importante, quando sono in giornata così, che fanno stessi numero di yes con gli stessi numero di errori, secondo me è una cosa che è ottima. E oltre a quello ci abbiamo così tante battute che staccano la palla da rete, quindi insomma per il nostro muro è molto più semplice a leggere il gioco avversario e quindi arrivare a raddoppiare o a triplicare, per cui sì, è un fondamentale per noi importante. Però io l'ho detto già diverse volte, a me la cosa che non mi piace è che noi ci aggrappiamo alla battuta quando andiamo in difficoltà. Va bene, ok, cioè non è che me la butto via e dico no, non la uso se nel momento importante uno dei giocatori mi fa l'ace, assolutamente no, ma no, cioè dobbiamo concentrarsi a fare le altre cose bene, cioè murare bene, arrivare in difesa, essere precisi e mettersi nella difesa precisi dove dobbiamo essere, quando c'è da attaccare una palla alta dobbiamo andare a coprire tutti quanti, quando c'è da palleggiare una palla alta dobbiamo essere pronti a palleggiare, arrivare bene sotto la palla e palleggiare bene una palla precisa. Queste piccole cose poi
e poi dopo fanno il volume di gioco. Poi è chiaro che quando sono gli episodi che uno va e ti fa su 23 pari, ti fa un ace e ti risolve una situazione difficile, ma ben venga sempre, eh. Però io voglio che noi abbiamo un volume di gioco, un sistema di che siamo precisi, che siamo applicati, che siamo, che mettiamo sempre la pressione, non solo in battuta, e allora lì diventa molto più difficile giocare contro di noi. Un'ultima cosa velocissima, che cosa si augura Nicola Gerbic per il 2022? Salute! Salute a noi e a tutti quanti, non posso distinguere il... No, a tutti, salute ragazzi. Grazie Nicola, buon anno.